Un silenzio assordante, rotto solamente da chi non riesce a trattenere le lacrime e si abbandona a un pianto disperato e sconsolato. Amici, conoscenti e abitanti di Brenna si sono stretti stamattina attorno alla famiglia di Alex Consonni, il 19enne del paese che sabato sera sulla statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana ha perso la vita in macchina. Alex era a bordo della sua Peugeot bianca, fermo, in colonna, all'interno della galleria Borbino, procedeva a passo d'uomo, come tutti, in coda. D'improvviso, sulla colonna di automobili è piombata una Renault guidata da un 42enne di Cantù. Alex era l'ultimo della fila. La Renault ha centrato in pieno il posteriore della sua automobile, un impatto così violento da coinvolgere altre tre vetture. Per il 19enne di Brenna purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Alex Consonni aveva studiato al liceo artistico Luini di Cantù, poi aveva iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia, aveva ancora una vita intera davanti a sé, fatta di progetti e di desideri, interrotti dal tragico schianto di sabato sera.